Nazionale italiana di calcio. Cosa si può dire della sfida di ieri sera? Graziati. Graziati perché al 93esimo c'è un rigore enorme per l'Ucraina. Rigore che poi ovviamente non si può sapere se sarebbe stato parato o sbagliato o avrebbe fatto gol, che però se avrebbe fatto gol l'Ucraina ci avrebbe portato agli ennesimi playoff. Che dire, partita che per tre quarti di partita, metà, tre quarti, l'Italia ha giocato anche bene, sbagliando un sacco di gol. Sicuramente l'azione di Frattesi era del primo tempo, nell'uno contro uno contro il portiere, era da buttarla dentro, le occasioni ci sono state, la Nazionale ha giocato bene per metà barra tre quarti di partita. Poi il solito blackout, come c'è stato a metà del secondo tempo con la Macedonia, c'è stato alla fine del secondo tempo con l'Ucraina. Uno stadio a Leverkusen pieno, uno stadio a Leverkusen assolutamente esaurito, e questo fa piacere perché vuol dire che anche se si è giocati tra virgolette in un campo neutro, perché l'Ucraina non può giocare in casa per via della guerra, c'è stata la possibilità comunque di riempire lo stadio e vedere una partita, veramente una battaglia è stata ieri. Allora, sicuramente contento, sì, contentissimo perché la nazionale italiana mancava purtroppo da due competizioni mondiali e almeno non poteva non partecipare agli europei. Torno a dire che quello che un po' mi sconvolge è che in un'epoca dove c'è anche il VAR e quindi l'elettronica aiuta anche le decisioni arbitrali, non è possibile non vedere il rigore che aveva provocato Cristante. Cioè, mi viene il dubbio perché l'arbitro ha chiesto al VAR e il VAR ha lasciato correre. Poi magari loro con le immagini che hanno riescono a vedere meglio, per quello che si è potuto vedere dalla televisione, il piede l'ha preso. Che dire di questa nazionale? È una nazionale che ha una nota positiva, che è Buongiorno, il difensore centrale del Torino, secondo me ha fatto una partita strepitosa. È una nazionale molto dipendente da Chiesa, che ieri è uscito stremato dal campo. È una nazionale che, a parte la partita con la Macedonia, fa fatica a far gol. Scamacca si è ripreso, è entrato un po' maluccio, non riusciva a far salire la squadra, quindi a proteggere la palla per far salire la squadra, poi alla fine si è ripreso. Io credo che ci siano dei problemi perché quasi tutte le occasioni dell'Ucraina sono nate da ripartenze su errori di passaggio nostri. Io credo che la nazionale in questo momento abbia un problema di gestione mentale dei momenti di difficoltà della gara, cioè quando si è in difficoltà nella gara si sbagliano dei passaggi, si sbagliano degli appoggi, lo scarico della palla viene fatto troppo corto, viene fatto un passaggio a metà strada e non si riesce mai a gestire i momenti delicati della gara. Secondo me, riuscendo a gestire queste piccole imperfezioni, si può sicuramente fare qualcosa di buono. Rivincere l'europeo non credo proprio, perché purtroppo c'è un limite nella rosa italiana, un limite piuttosto importante di giocatori che fanno la differenza. Però devo ammettere che la gioia per la qualificazione c'è, è tanta. E dobbiamo ringraziare l'arbitro e il VAR che ci hanno graziati da un rigore che ci avrebbe portato ai playoff contro la Polonia. Adesso Forza Azzurri e a giugno speriamo che ci regalano ancora delle emozioni in europeo.